milioni. Allora, per decidere della tua pericolosità sociale oggi. Ti senti pericoloso? Diciamo, l'ultima volta che ho, avuto una sentenza ingiusta per farmi dare, ingiusta poi, testimoniata dalla Cassazione e da tutto il resto, ho dovuto farmi dare 80 punti. Credo che sia un'udienza soltanto burocratica, perché la devi fare, perché ce la devi prima. Non mi aspetto nessuna sorpresa, a differenza dell'ultima cosa, quindi mi aspetto ciò che è giusto. Se sei no, sereno. Sereno. Se potesse andare male mi tocca ritornare a fare il bicchio corona, ma sono stanco, sono vecchio, non ci voglio. Fabrizio, che non mi facciano incazzare oggi. Ma a proposito che sei vecchio, dici che sei vecchio. Vecchio per modo di dire, sì, insomma, vecchio, sono stanco. Insomma, stai diventando 2005. Più tranquillo rispetto a prima, più... Ma sono anche più stanco, cioè, dal primo procedimento del 2005 sono passati 20 anni, e 20 anni di processi. Ho anche 50 anni di una vita completamente sregolata, ma poi soprattutto perché vorrei andarmene via, cioè nel senso... Via Italia? Certo, per 6 mesi mi voglio andare in America, ora 15 se passo questa udienza mi danno il passaporto, quindi posso tornare a viaggiare, cosa che non faccio da 15 anni. Sto girando delle cose importanti per gli Stati Uniti e aprirò la carriera qua, sempre gestendo il mio sito Dillinger News, che ha cambiato l'informazione. Noi abbiamo già fatto un procedimento con questo giudice e alla fine abbiamo ottenuto quello che non avevamo ottenuto nessun altro, perché ricordo che non è mai, grazie anche all'avvocato Chiesa, non è mai successo nella storia della prevenzione, ti sequestrano 3 milioni di euro in contanti e te li ridanno, li hanno ridati in particolare a questa società che ancora esiste, che ancora lavora e che ancora è una società pienamente lucida. Ora, il giudice ha fatto una cosa giusta, cioè le condizioni, uno, ciò che è riportato dalla questura sono cose vecchissime, la nostra pena è sempre la stessa, lei deve verificare come sono cambiate quindi le relazioni, e siccome le relazioni sono quelle che poi ti portano alla fine della pena, ai permessi, ai giorni, all'estinzione, quindi è logico che le relazioni sono positive, le relazioni del carcere sono positive, avete capito il tecnicismo, perché poi quando tu finisci la pena ti chiede l'estinzione al tribunale di sorveglianza, che ha dei tempi madornali perché sono tutte le problematiche dei detenuti, e loro hanno già un'estinzione della pena dal tribunale, dovrebbe essere tutto per bene. Quindi io ho il sogno di andarmene a vivere all'estero, lavorando dall'estero e venire poco in Italia, lo rimanderò di qualche mese, però credo che mi spetta e che me lo merito.